Disturbia, Rihanna, e prima ancora abbiamo ascoltato Willy Peyote con Biba, meno male, insomma due pezzoni come ci piace dire qui a Radio Roma. Allora 15:26, Esmeralda, una lunghissima maratona oggi, ricordiamolo. Infinita la maratona di oggi, vi facciamo compagnia per tutto questo pomeriggio e questa sera. Andate a seguire, seguite sui canali social, Instagram di Radio Roma, soprattutto Instagram, le storie, i post, perché qui ci sono cambi d'abito, non tanto per noi, quanto per la nostra regia. La nostra regia adesso insomma ha una maschera spaventosa. Allora è tornato, è con noi, lo vedete, lo cominciate a vedere, fra poco eccolo, è già inquadrato. Ciao Giuseppe. Perdono. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, un bacione, Smeralda, Chiara, Ale, un bacione a tutti voi. Ciao Giuseppe, TikToker ormai famosissimo, noto, amatissimo, molto seguito, ricordiamo, non solo dalla Puglia in Italia. Ti scrivono proprio veramente da tutta Europa, Alessandra, da tutto il mondo. Ma lo sai che Giuseppe mi sgrida su Instagram? Ti ha sgridato? Per la mia serie armadio. E certo, sì, ha ragione. L'hai sgridata, Giuseppe. È peggio di mamma, Giuseppe. E voglia, cioè, proprio. La foto ancora non me la manda. No, che non te la mando, sennò mi sgridi di più. Dai. Giuseppe, questa sedia. Ma come siamo carine, diavolette e scherimoti. Eh sì, e io sono un po', io sono gotica, però io non ci lei fa... è gotica. Non diciamo, ci fanno Alessandra caso. Ci ha provato, ma poteva fare di più, però va bene così. Giuseppe, è una vita che mi dicono, quando smetti il lutto, torni dal funerale, tutti i pregiudizi sul mio amatissimo nero, e io sono così, come sempre. Allora, beh, Giuseppe. Il nero poi si sa che è il colore per l'eccellenza, sì. Anche per eleganza, la raffinatezza. Sì, è molto bello, io lo amo molto, e oggi è giornata topica. Giuseppe, oltre la sedia armadio di Esmeralda, dove ci saranno chissà quanti abiti, chissà, non, io non vorrei entrare oggi nella sua camera, e parliamo con te naturalmente sempre di consigli, di pareri, consigli casalinghi. Se vi collegavate qualche minuto fa, qua non si capiva niente a casa mia, sono andato tutta a casa. Che cosa è successo? Ci sono dei video su TikTok che facevo vedere che stavo smontando la cameretta, camera da letto, non si capiva nulla. Qui mezz'ora fa stava il caos più totale. Cosa hai fatto? Le pulizie di ogni santi? Sì, brava, ho smontato la cameretta, di tutto. Senti, ci sono anche delle belle novità, vogliamo partire da queste. Insomma, ti chiamano, sei richiesto, sei ricercato, non dalla polizia, sì. Sei ricercato però. No, no. Partiamo da qua. Niente, ho avuto una bella proposta. Si sente? Certo, sì, 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 sì. Ok, e niente, una grande azienda mi ha contattato, il presidente si chiama Senad Bayrich e mi ha fatto una bella proposta di creare una mia linea di prodotti tutta mia con il mio nome. Beh, questa cosa mi ha sorpreso, sono felice. Bello. Bellissima questa novità. Complimenti. Bellissima. Sì, e a breve, a giorni, uscirà già, lo svelo qui in diretta, il panno in microfibra. Però, per però. Vetri, per ogni tipo di superficie e tante altre cose. E che cosa hai provato? Cosa hai pensato? Hai pensato a uno scherzo oppure hai detto, beh, il mio lavoro, insomma, io, anche perché sono video molto curati, fai dei balletti e poi dai dei consigli utilissimi, pareri e consigli. Come sei rimasto alla telefonata? No, io sono rimasto veramente scioccato, dice, madonna, è vero o non è vero? Perché si sa che oggi come oggi ci possono essere anche delle truffe, quindi bisogna fare attenzione. Claro. Però ho constatato tutto in realtà, facciamo tutti i giorni riunioni perché abbiamo in mente tanti altri progetti, anche per elettrodomestici e quant'altro. Ah, una cosa grandissima quindi, anche elettrodomestici, sì. Wow. Questa è una grande... Volte, tutto. Dai, sto anticipando un po' troppe cose però. Beh, è una grande progettualità, voglio dire, tu hai un successo meritato perché dai tanti pareri, tanti consigli. Grazie. Consigli casalinghi. È una bella soddisfazione, sì. Perché non pensavo minimamente di arrivare dove sono arrivato oggi, perché ripeto, è iniziato tutto come un gioco su TikTok con dei balletti, facendo vedere come pulisco casa mia con un semplice prodotto che si utilizza per lavare i piatti ed c'è stata un'esplosione. E quindi non pensavo che oggi arrivavo qua. Bravo. Esmeralda, un panno in microfibra con il nome di Giuseppe Perdonò. Quindi via la sedia armadio, invece bravo. Avanti invece col panno. Invece io ora troverò un'azienda che produrrà tutti sedia armadio. In casa.
cosa, Esmeralda, cosa dicevi? Anche no, tu io vuoi ribattevo fare... che io troverò un'azienda invece che produce sedie armadio, così farò concorrenza a Giuseppe. Vabbè. Va bene, no? Cioè, meglio così, più competizione. Che ne pensi, Giuseppe? Beh, dai, vediamo. Va bene, cosa vediamo? Qua. Non la incoraggiare, per favore, perché sennò ci riempie l'Italia di sedie armadio. Senti, Giuseppe, questo panno microfibra quindi è adatto a tutte le superfici? Vetri, vetri, specchi, mobili, ovunque. Beh, una bella soddisfazione. Non vedo l'ora che esce, scusami. Veramente una bella soddisfazione. Qua bisogna chiamare signorini. Lo sai che il Grande Fratello VIP è prolungato, sarà prolungato come febbraio scorso, per molti mesi, fino a febbraio, come l'anno scorso. Anche perché, anzi no, non è l'anno scorso, perché siamo sempre nel 2001, corrente, i 20 anni del Grande Fratello. Siamo nel 2001, 21. 21, quindi succede la stessa cosa naturalmente. Bello, dai, chissà riesco ad entrare anche io nel GF. Qui sì. bisogna preparare una nuova petizione o continuiamo con quella esistente, anche perché appunto con questi prodotti entrare nella casa più spiata d'Italia con il panno tuo e poi chissà con qualche altro, con la sedia armadio mia. No, questo no. Senti Giuseppe, ci vuoi raccontare io cosa sono sta... anche in collegamento, ecco, su TikTok live, appunto questo, cosa ti stanno chiedendo, cosa ti dicono, saluta qualcuno, che vi salutano. Mi stanno dicendo dove stai in diretta su Radio Roma. Ricordiamo, allora, ti possono vedere perché in Puglia il digitale ancora non c'è, però ti possono seguire sul sito radioroma.it, quindi la diretta TV di radioroma.it, tutte le app scaricabili, sì, naturalmente Google Play, Google Store, Android, Amazon TV e l'FM regionale e laziale, però ci sono tanti modi per anche vederci. Di scriverci, potete scriverci al 320-239-3833 e noi riceveremo i vostri messaggi qui in diretta. Come hanno accolto ci questa? Stanno salutando da ogni parte d'Italia. Ciao! Ciao! Un saluto, un abbraccio a tutta la Sicilia che sta passando dei momenti terribili. Hai fatto ma bene. Ma guarda, e infatti c'è... anche questo stavano scrivendo. Ha passato dei brutti, bruttissimi momenti, le scene drammatiche le abbiamo... Alluvioni, catastrofi... E sai che c'è un'altra allerta meteo, anzi ringraziamo la redazione di Radio Roma, i nostri colleghi giornalisti, per un'altra allerta meteo gialla proprio della Sicilia e Calabria e Sardegna. Quindi Giuseppe, quello che volevamo dirti, insomma ti stanno salutando, ti stanno seguendo e sì, l'idea del Grande Fratello è sempre in atto. Lo stai seguendo un pochino? O no? Allora, non hai tempo. Sto seguendo in questi ultimi giorni un po' meno, perché fra le varie riunioni che facciamo con il mio presidente, con il mio manager, però sto vedendo che la Cipriani è il top. La Cipriani ci fa troppo ridere. La Cipriani è un fumetto vivente. Ha quelle sue pazzie che però ci fanno morire da ridere. E quelle facce che fa? L'avete vista? No. Così? Sono diventati dei meme virali. Esmeralda, hai visto le facce della Cipriani? Io non seguo il Grande Fratello, ma inizierò a seguirlo, promesso. Anche perché Giuseppe deve arrivarci, quindi noi dobbiamo sostenerlo. Giuseppe, noi ti dobbiamo far entrare lì da signorini. Qualcosa bisogna smuovere qua. Con Radio Roma. Senti una cosa, noi volevamo fare un pensiero con te anche sul DDL Zan, è vero, perché è un argomento che ti sta a cuore, tu hai fatto, ne hai parlato moltissimo su TikTok ricevendo tanti attestati. Mentre anche di live. Esatto, hai fatto tante live proprio su il fare il coming out, sono coming out. Amareggiati, sono tutti diciamo incattiviti perché nessuno si aspettava questa cosa. Beh, è stato difficile. Capiamo il perché. Ce l'hanno abolita questa legge contro di noi, contro tutto il bullismo, le discriminazioni, insomma. Poi quello che si è visto al Senato è difficile da accettare, Giuseppe, perché non si ride delle discriminazioni, della violenza verbale, delle aggressioni fisiche. Brava, e quindi non si ride. Questo ha fatto il giro del mondo, è veramente spiacevole per un paese insomma democratico. Tu hai fatto ne hai parlato tanto durante le live anche del coming out, Giuseppe. Sì. Mi ritengo molto fortunato di essere nato, che mi trovi in una famiglia che non hanno pregiudizi, sono tutti contenti, dici, ma finalmente sei uscito fuori, perché io ti ho aspettato 30 anni, io ho 34 anni e all'età di 30 anni sono emerso. Hai detto, potevi dirlo anche prima, per noi non cambia nulla, sei nostro figlio, ti amiamo, ti sosteniamo, qualsiasi cosa tu faccia, tu sei il nostro amore e loro sono il mio.
Beh. Un abbraccio ai miei genitori e alla mia famiglia. Beh, hai detto una cosa bellissima che serve a tanti, sai, che ci ascoltano, i tuoi follower e anche qui proprio di Radio Roma. E sì. Noi Giuseppe ti ringraziamo moltissimo, ci risentiamo qui e ci rivediamo, no? Tra 15 giorni con la sedia armadio? Con la sedia armadio, adesso trovo l'azienda e la porto qui, così facciamo concorrenza fatta bene. Giuseppe, appuntamento tra 2 settimane con te per altre novità e piacevoli chiacchierate sempre con te. Giuseppe Perdonò, grazie su Radio Roma. Ciao Giuseppe. Grazie mille a voi, un abbraccio ragazzi. Ciao Giuseppe, buon Halloween. Ciao. Anche buona festa domani anche, ciao. Grazie ancora Giuseppe Perdonò, che ritroveremo appunto tra 15 giorni e noi ci ritroviamo invece sempre qui, sempre qui su Radio Roma. Ciao. Promotion.